Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Vediamo i titoli di oggi. Vaccinazione anti-influenzale, il tavolo con le farmacie nell'informativa in Senato di Speranza. Vaccinazione in farmacia, l'interrogazione parlamentare di Gemmato chiede provvedimento urgente. Vaccino in farmacia, Petrosillo, Sunifar e Federpharma Bergamo, ci stiamo formando ma serve un decreto ministeriale per abilitarci. Farmacista vaccinatore, Utifar, formazione accresce le competenze. Nell'informativa sul coronavirus al Senato e alla Camera dei Deputati, il ministro della Salute Roberto Speranza ha posto subito l'attenzione su quella che considera la partita decisiva per provare a chiudere definitivamente questa sfida della gestione del coronavirus, e cioè la vicenda che riguarda i vaccini. Quest'anno abbiamo la necessità, spiega il ministro, di costruire una campagna vaccinale anti-influenzale più forte rispetto a quella degli altri anni, proprio perché i sintomi sono simili e questo potrebbe provocare difficoltà al nostro Servizio Sanitario Nazionale. Tutte le regioni hanno fortemente irrobustito la loro offerta del vaccino anti-influenzale e ieri si è tenuta una riunione, aprendo un tavolo con i farmacisti italiani esattamente su questa materia. Speranza ha anche annunciato il definitivo contratto tra la Commissione europea e AstraZeneca e le prime dosi, se il vaccino dovesse essere confermato come sicuro, saranno già disponibili entro la fine del 2020. Nel corso dell'attuale emergenza sanitaria sarebbe determinante il ruolo della rete capillare delle oltre 18.000 farmacie associate. La collaborazione delle farmacie sarebbe ancor più incisiva se si consentisse ai farmacisti con una norma di poter inoculare il vaccino ai pazienti. In questo modo potrebbero non solo distribuire le dosi vaccinali, ma potrebbero anche inoculare direttamente presso i propri locali, evitando probabili congestionamenti delle strutture sanitarie pubbliche. Non usa mezzi termini Marcello Gemmato, segretario della Commissione Affari Sociali e Sanità alla Camera dei Deputati e responsabile nazionale del Dipartimento Sanità di Fratelli d'Italia. Nel testo dell'interrogazione parlamentare in tema di somministrazione del vaccino anti-influenzale in farmacia. È dunque opportuno per Gemmato che il Governo emani un provvedimento urgente volto ad elaborare una norma che abilita espressamente i farmacisti a inoculare i vaccini. Si continua a discutere sull'ipotesi di dare ai farmacisti la possibilità di effettuare i vaccini anti-influenzali. I farmacisti si dicono pronti ad assolvere anche a questo ruolo, ma i medici frenano. Giovanni Petrosillo, presidente di Federpharma Bergamo e del Sunifar, sottolinea il timore che non ci siano vaccini anti-influenzali per chi è fuori dalla campagna del Sistema Sanitario Nazionale o chi, per motivi personali, vorrebbe comunque acquistarlo e rivolgersi al medico. Le regioni, spiega Petrosillo, hanno comprato tutte le dosi. Il coinvolgimento delle farmacie è già previsto in altri paesi europei, continua, e stiamo seguendo il corso Utifar, siamo disponibili a inoculare il vaccino, basterebbe un decreto ministeriale per abilitarci. Un appello affinché le farmacie territoriali disponessero delle dosi di vaccino necessarie era arrivato qualche giorno fa anche dal presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti, Andrea Mandelli. Dallo scorso 20 agosto l'Unione Tecnica Italiana Farmacisti propone attraverso il sito internet il percorso formativo ECM Il farmacista e le vaccinazioni. Si tratta di una formazione a distanza rivolta sia ai farmacisti territoriali che ospedalieri e fruibile online senza orari prestabiliti. I contenuti per i quali Utifar si avvale della collaborazione del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell'Università degli Studi di Torino sono incentrati sulle più recenti evidenze in campo di immunologia e farmacologia. Secondo Eugenio Leopardi, presidente di Utifar, il corso offre al farmacista un importante arricchimento delle proprie competenze professionali. L'impegno di Utifar, che da qualche anno è stata riconosciuta a tutti gli effetti associazione scientifica, è quello di rendere il farmacista sempre più preparato dal punto di vista professionale. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito. Il telegiornale di Federpharma Channel torna domani. Buona giornata!